Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag dal titolo Uno sguardo a noi. Io sono stata taggata da Riccardo del canale True Colors, vi lascio in info box il link al suo canale, però in realtà questo tag è stato ideato da Cristi74 e Giampi97, quindi anche dei loro canali vi lascio il link giù in info box. Le domande sono 10 e direi di partire subito. Prima domanda: hai un'abitudine particolare prima di andare a dormire? L'unica abitudine che ho è quella di leggere. Quindi io, prima di andare a dormire leggo qualche pagina o qualche capitolo del libro che in quel momento sto leggendo. E ovviamente la quantità di pagine lette varia a seconda del mio livello di stanchezza, perché se sono più stanca ovviamente leggo meno, se sono meno stanca leggo di più. E se il libro mi piace, mi è già capitato anche di fare magari le 2 di notte, perché magari pagina dopo pagina voglio vedere come va a finire. E questa è l'unica abitudine che ho. Poi magari le abitudini cambiano anche un pochino in base al periodo, però mediamente questa è un'abitudine che ho e che è sempre abbastanza costante, che rimane abbastanza costante nel tempo. Seconda domanda: quale caratteristica del tuo carattere ti piace meno e perché? Ci sono due caratteristiche che mi piacciono meno e sono particolari perché una è una caratteristica che avevo molto di più in passato e che adesso ho sempre meno, invece l'altra caratteristica non ce l'avevo per niente in passato e adesso ce l'ho sempre di più. Però le voglio citare tutte e due perché sono tutte e due caratteristiche che non è che mi piacciono tanto. La prima è l'impulsività. Io in passato soprattutto ero molto impulsiva, invece adesso lo sono sempre meno, proprio perché non mi piace, ci ho lavorato un pochino sopra e ho cercato di rendere questa caratteristica meno presente. Però ero una persona impulsiva, perché comunque io ho sempre preso le decisioni abbastanza di fretta, senza rifletterci troppo, perché diciamo che la paura di perdere il treno delle occasioni è sempre stata molto presente, quindi piuttosto che rischiare di perdere l'occasione mi buttavo magari in determinate situazioni. E poi quello che può succedere è di rendersi conto di aver sbagliato tutto, e questo mi è successo soprattutto nello studio e nel lavoro, non nel mio lavoro attuale che invece mi va benissimo, ma nel mio lavoro precedente, perché io ho fatto una serie di scelte sbagliate. Questo perché sono stata impulsiva, perché mi sono buttata, perché le cose andavano fatte subito, perché assolutamente se non le avessi fatte subito chissà cosa sarebbe successo, e poi mi sono ritrovata a pentirmi. Quindi, siccome l'impulsività non mi piace, ho cercato di lavorarci sopra e sono riuscita a ridurla, perché adesso io rifletto molto di più e molto meglio sulle situazioni. Invece, la caratteristica che prima non avevo e che adesso invece mi è venuta fuori è la sensibilità. Ovviamente parlo di una sensibilità eccessiva, perché un po' di sensibilità è positivo averla, però quando la sensibilità è troppa diventa un problema, perché comunque ci sono delle situazioni che prima non mi facevano stare male e che invece adesso mi fanno soffrire. Parlo soprattutto di situazioni che magari mi vengono raccontate, di situazioni anche momentanee nelle quali mi vengo a trovare, quindi non parlo di situazioni costanti della mia vita, ma di piccole situazioni che mi fanno capire quanto io sia diventata sensibile. Purtroppo ho avuto delle esperienze in passato, sia per motivi di lavoro, sia per motivi personali, che hanno accentuato questa mia sensibilità. Quindi io mi ritrovo magari a osservare delle scene e mi rendo conto che mi commuovono tantissimo, forse a livello eccessivo, una cosa che invece prima assolutamente non era così. E questo non mi piace granché, perché comunque il senso di malessere che io sento ovviamente è maggiore, quindi non è che mi faccia stare proprio bene questa cosa. E insomma è una caratteristica che mi è venuta fuori nel tempo e cercherò anche in questo caso ovviamente di migliorarla e di ridurla un pochino, se non altro per non ritrovarmi comunque a commuovermi troppo facilmente di fronte a cose che magari non sono poi così tanto commoventi a livello oggettivo. Però non so cosa farci, sono diventata così, troverò una strategia. Terza domanda: quale caratteristica del tuo carattere ti piace di più, pro e contro?
Mi piace il fatto che sono una persona determinata, quindi se io voglio ottenere qualcosa, faccio di tutto per ottenerlo. Ovviamente qui è doveroso specificare una cosa, solo ed esclusivamente nella lealtà, nel senso che se io voglio ottenere una cosa, cerco di ottenerla con dei mezzi leali, quindi non mi sono mai ritrovata a fare delle cose, delle cattiverie o comunque delle cose che siano sleali contro qualcuno. Questo assolutamente no, e lo specifico perché non è così scontato. Però, con i miei mezzi, con le mie possibilità e facendo, delle cose che siano assolutamente leali, io ce la metto tutta per ottenere le cose che desidero ottenere. E devo dire che molto spesso ci sono anche riuscita, perché non mi arrendo, non mi arrendo, provo, riprovo, faccio tentativi. Quando mi arrendo è perché mi rendo conto che quella cosa lì tutto sommato non mi interessa poi così tanto, ma se mi interessa tanto, io vi assicuro che finché non la ottengo non sto tranquilla. Però, ripeto, solo nella lealtà, quindi non faccio delle cose che portino poi via, alle altre persone qualcosa. Quindi se per ottenere una cosa che voglio io dovessi togliere a qualcuno delle cose che ha, questo allora no, non lo farei e mi fermerei perché comunque non sono proprio capace a fare cose sleali. Però, se non faccio del male a nessuno, mettiamolo in questo modo, allora io vado avanti per la mia strada con tutta la determinazione possibile. Questo è un aspetto che mi piace. Ovviamente, gli aspetti a favore, visto che la domanda chiede pro e contro, gli aspetti a favore sono quelli che poi effettivamente riesco ad ottenere magari delle cose e faccio anche delle belle esperienze molto spesso. Il contro è che, spesso mi ritrovo magari bloccata perché non so come andare avanti per ottenere quella determinata cosa, quindi è difficile, quindi la parte diciamo sfavorevole è la difficoltà nell'essere così, perché sarebbe molto più facile lasciar perdere. E invece io mi impunto, devo ottenere quella determinata cosa e quindi spesso mi blocco e sono in difficoltà. Però è comunque un aspetto di me che mi piace e che mi fa sentire viva, comunque mi sento molto viva quando sono lì che lotto per ottenere i miei obiettivi, per raggiungere i miei obiettivi. Domanda 4. Hai mai fatto acquisti per colmare vuoti? Per colmare vuoti forse no, però per tirare su una giornata negativa, una giornata storta, questo sì. Quindi per consolarmi, per farmi un regalo in un momento triste, quello sì, l'ho fatto. Mi è capitato spesso di comprare una cosa, magari anche piccola, anche spendendo pochissimo, ma solo per il gusto di tirarmi un po' sul morale, di sentirmi meglio. Quindi, non la definirei una cosa fatta per colmare dei vuoti, perché quello significherebbe acquistare tante cose per riempire un vuoto, ma magari comprare anche una piccola cosa insignificante, che può essere anche semplicemente un rossetto che non mi serve perché ne ho già 30.000, però perché magari mi fa stare bene, mi fa sentire bene, mi tira sul morale, quindi questo sicuramente l'ho già fatto. Ovviamente sempre e soltanto se ho la possibilità di spendere, perché io se non ho soldi non ne spendo, perché comunque non li spreco. Se invece ho un pochino di disponibilità, magari anche poca, allora mi è già capitato. Domanda numero 5. Ti è mai capitato di sentirti inferiore a qualcuno, amico o amica? Mi è capitato soprattutto in passato, quando magari ero una ragazza più giovane o quando ero una bambina, sicuramente mi è capitato di sentirmi inferiore, di sentire quella sensazione bruttissima di guardare gli altri e vederli meglio di se stessi. Questo mi è capitato. Con gli anni devo dire che non mi è più capitato tanto, nel senso che con il percorso che ho fatto io, anche a livello proprio di studio, a livello lavorativo, ho imparato che non ci sono persone inferiori e persone superiori, ci sono caratteristiche diverse, ci sono situazioni diverse, ci sono caratteri diversi. Ma la superiorità e l'inferiorità è una cosa che andiamo a creare noi in realtà su noi stessi o sugli altri,
ma poi in realtà non è niente di oggettivo, perché ci sono sempre persone che sanno fare bene qualcosa, che sanno essere migliori in determinate situazioni e magari peggiori in altre situazioni, così come succede anche a noi di essere magari più bravi in determinati contesti e meno bravi in altri contesti. Ma questa è una cosa che si acquisisce e si consolida sempre di più, ahimè, diventando vecchi, diciamolo, perché questa è la verità. Più si diventa vecchi e più ci si rende conto che certe cose funzionano in un certo modo e quindi anche questo senso di inferiorità, diminuisce tantissimo. Poi ovviamente varia da persona a persona, però per quanto mi riguarda devo dire che succede così e vedo che anche le persone intorno a me, bene o male, hanno un po' la mia stessa esperienza su questa cosa. Poi domanda numero 6. Nella vita ti senti competitivo? Perché? No, io non mi sento competitiva. Quando prima vi dicevo che sono determinata e se voglio ottenere qualcosa ce la metto tutta per ottenerla, però questo in assenza di competizione. Nel senso che se io mi devo mettere a competere con qualcuno, a gareggiare con qualcuno, mi passa proprio la voglia. Quindi cedo il passo e lascio perdere. Questo perché io voglio stare tranquilla, quindi non mi sento assolutamente competitiva e non sono competitiva perché non ho proprio voglia di mettermi a fare le lotte con gli altri per ottenere delle cose o per dimostrare di essere migliore degli altri, perché assolutamente questa è una cosa che non mi darebbe nessuna soddisfazione. Quindi io sono una persona determinata che vuole ottenere le cose, ma solo se devo lottare con me stessa, non contro qualcuno. Quindi assolutamente la competizione non mi appartiene e non ne ho proprio voglia, cioè non ho proprio voglia di mettermi lì a fare gare con le altre persone per avere chissà che cosa. Quindi no, assolutamente. Sei una persona vendicativa oppure una persona che dimentica quello che ti è stato fatto? Io non sono una persona vendicativa, ma non sono neanche una persona che si dimentica se qualcuno mi ha fatto del male. Penso che sia una cosa anche normale, nel senso che se una persona mi ha fatto del male me lo ricordo, ovviamente. Magari non la frequento più, magari è difficile perdonare. Però non mi vendico, nel senso che non mi metto lì a studiare una strategia per fare del male alle persone, semplicemente taglio i ponti e basta, senza vendette. Ottava domanda: se un amico tradisce la tua fiducia, cosa fai? Come ti comporti? Di solito glielo dico. Se un amico tradisce la mia fiducia, io gli parlo, gli dico semplicemente che ha tradito la mia fiducia, che mi ha fatto del male, che mi ha fatto soffrire, spiego ovviamente le motivazioni e cerco di trovare insieme a questa persona un modo per aggiustare le cose, se è possibile aggiustarle ovviamente. Quindi io sono una persona che parla chiaramente, quindi se un amico o un'amica mi ha fatto qualche cosa, glielo dico. È molto difficile che io non glielo dica e poi magari mi ritrovi a parlare alle spalle. Assolutamente no. Mi piacciono i rapporti chiari, mi piace parlare chiaramente con le persone, anche a costo magari di farsi una bella litigata con tanto di pianti e chissà che cosa, però poi che le cose siano chiare, chiarite e magari, perché no, aggiustarle se è possibile aggiustarle. Nona domanda: che tipo di persona sei adesso e che tipo di persona eri? Quali sono stati i cambiamenti? Ragazzi, avete tipo 100 anni di tempo per starmi ad ascoltare? Perché per questa domanda ci vorrebbe una vita. È veramente impossibile rispondere a questa domanda in pochi minuti. Io direi che generalmente posso dire che ero una persona più timida, ero una persona più introversa, ero una persona che faceva più fatica a farsi strada nel mondo e poi invece sono diventata una persona più intraprendente, più determinata, come dicevo prima. Sono molto meno timida rispetto al passato, sono più capace di stare in determinate situazioni, quindi sicuramente questo è stato un grande cambiamento.
momento sono una persona che si espone di più, tanto è vero che ho un canale YouTube, quindi sicuramente espongo tanto di me, tanto della mia vita, anche se ci sono cose che non metterò mai su YouTube, però comunque tante cose di me le sapete, ve le racconto, quindi mi espongo di più, mi apro di più. Però, insomma, rispondere a questa domanda non è semplice. Diciamo che riassumo e generalizzo in questo modo dandovi questa risposta. Ultima domanda: di che segno sei e con quale segni vai particolarmente d'accordo? Forse qualcuno si stupirà, ma io non seguo l'oroscopo, non mi interessa l'oroscopo e non capisco niente di oroscopi. Quindi, pur avendo un canale che si intitola L'Angolo degli Arcani, pur trattando temi come i tarocchi, l'esoterismo, il paranormale, l'astrologia e gli oroscopi non mi hanno mai interessata. Quindi, io sono del segno dell'Ariete, per rispondere alla domanda, ma non vi so assolutamente dire quali sono le congiunzioni astrali, quali sono i segni con i quali potrei andare più d'accordo, perché non mi sono mai interessata all'argomento astrologia. Quindi, a parte le nozioni di base, quindi sapere quali sono i segni zodiacali e quali sono i mesi dell'anno in cui sono presenti questi segni zodiacali, poi in realtà io non ne so molto. Mi interessa molto di più l'oroscopo cinese. Devo dire che se io dovessi mettermi a studiare qualcosa che riguarda l'oroscopo, sicuramente andrei a studiare l'oroscopo cinese. Quello magari sì, e può darsi che in futuro lo farò anche, magari ci farò anche qualche video. Però il nostro oroscopo, quello diciamo tradizionale, non è che mi interessi tanto. Vi posso dire che per esperienza di vita ho notato che vado abbastanza d'accordo con i segni del leone. Però questa è un'esperienza di vita, non so quale congiunzione reale ci sia a livello astrologico. Più di questo io però non vi posso dire. Bene, questa era l'ultima domanda. Io taggo tutti quelli che desiderano fare questo tag semplicemente perché non ho idea di chi lo abbia fatto, di chi non lo abbia fatto, quindi facciamo che vi taggo tutti e se lo fate ditemelo, fatemelo sapere nei commenti, così vado a vedere il vostro video. Io vi invito come al solito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.